Si avvicina la festa della Madonna della Montagna e si intensificano i pellegrinaggi a Polsi in vista proprio del prossimo 2 settembre. Proseguono i lavori di restauro della statua della Madonna, qui venerata col titolo di Madre del Divin Pastore. Si sono conclusi gli interventi conservativi della statua condotti dall'equipe restauratori guidata da Giuseppe Mantella, con la supervisione della dottoressa Daniela Vinci, della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Reggio Calabria. Sono emerse informazioni particolarmente rilevanti ai fini della conservazione della statua. Gli interventi conservativi successivi alle indagini storiche e diagnostiche hanno fin qui riguardato la rimozione delle vernici ossidate, dei colori alterati e di molte ridipinture riscontrate sulle superfici per restituire l'originalità dei colori alla Sacra Effigie pronta per la festa del 2 settembre. Subito dopo la festa riprenderanno i lavori che prevedono il consolidamento dell'intera struttura interna e della sua base in legno, ormai non più idonea a sorreggere i quasi 8 quintali di peso del simulacro e della nicchia della quale è custodita. Si tratta di interventi che saranno portati a termine dopo la festa il 2 settembre 2022 e comunque entro il prossimo mese di ottobre, è quanto garantisce anche la diocesi. A conferma di ciò, tutte le fasi del restauro sono seguite costantemente dal vescovo di Logri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, ed anche dal rettore del santuario di Polsi, Don Tonino Saraco.